Allora, iniziamo a vedere. Aggiungi un elemento. È un'operazione lenta o veloce? Veloce, veloce in entrambi i casi, perché io sto aggiungendo un elemento che è sul fondo della lista, quindi tendenzialmente se io ho un array, so quanti sono gli elementi e quindi salto direttamente a quello. Se io ho una lista linkata, io avrò comunque da qualche parte il puntatore all'ultimo elemento e quindi lo vado a inserire in fondo sull'ultimo elemento. Quindi aggiungere un elemento è un'operazione immediata. Non, dove con immediato intendo dire che, non, che io lo faccia con una lista che contiene 10 elementi, 10.000 o 10 miliardi, il tempo praticamente è sempre lo stesso ed è molto poco. Andiamo a vedere cancella. Cancella un elemento. Allora, nel caso dell'array com'è? Esatto, è lento, è brutto. E nel caso della lista linkata? Ma ne siamo sicuri? Pensiamoci, perché in realtà io per cancellare un elemento prima devo trovarlo. E trovare un elemento potrebbe non essere così veloce. Quindi cancellare un elemento mi porta via tutto il tempo che ci metto per effettivamente scollegarlo e rimetterlo e rimetterlo, e più tutto il tempo che mi serve per arrivare lì col cursore. Se vi ricordate i lucidi che vi ho mostrato, quando vi ho fatto vedere che bello che riusciamo a cancellare un elemento in tempo istantaneamente, c'era un blocchetto che si chiamava cursore. Cursore perché io so già qual è l'elemento che voglio cancellare. Allora, se io so già qual è l'elemento che voglio cancellare, la cancellazione è istantanea, ma se lo devo trovare, no, perché prima lo devo trovare. Allora, trovare un elemento dato un indice. Quanto tempo ci metto con un array? È immediato o è lento? Immediato, corretto. E con una linked list? Pensate a quali operazioni dovreste fare. Se io vi chiedo di trovare l'elemento numero 9.877.442. È lento. Qualcuno di voi ha detto perché parto dall'inizio e conto. In realtà l'implementazione del buon block è leggermente più efficiente, per cui se l'elemento è nella seconda metà della lista, siccome lui sa quanti elementi ci sono, inizia a contare dal fondo. Però questo no, comunque sia è un'operazione lenta. E la stessa cosa è inserire un certo valore in un certo elemento, è comunque un'operazione ugualmente lenta, mentre è un'operazione ugualmente veloce nel caso dell'array. Aggiungere un elemento in una data posizione nel caso dell'array è lento, tutti d'accordo, perché io devo prendere tutti gli elementi e spostarli avanti di uno, quindi se ho un array tanto lungo ci metto tanto tempo. E nel caso della lista linkata? In qualche modo mi può sembrare veloce, ma in realtà è lento, perché devo comunque andare a arrivare fino a quell'elemento. E quello mi porta via del tempo. E la stessa cosa è cancellare un elemento dato un certo indice, mi ci vuole un po' di tempo e quindi devo comunque arrivare fino a quell'elemento, e questo mi porta via tempo. Le ricerche come sono? Nel caso dell'array e nel caso del vettore. Lente, sempre, perché in un caso come nell'altro io devo scorrermi tutti gli elementi alla ricerca dell'elemento che stavo cercando. Quindi, se ho tanti elementi e magari l'elemento che sto cercando non c'è, devo scorrere tutto il mio array e arrivare fino in fondo. Che io voglia ritornare vero o falso, che io voglia ritornare un intero, non mi cambia nulla, sono operazioni lente. Quindi,
La cosa che tutto sommato non ci aspettavamo è che anche quel verde in alto sul remove non è vero. Quindi all'inizio vi avevo detto che bello, finalmente riusciamo a fare la cancellazione di un elemento in un tempo istantaneo, non è vero, stavo mentendo, non riusciamo a farlo, anche se io ho una lista implementata con una linked list, nonostante questo apparentemente è veloce, ma in pratica no, per cui ci metto tempo. Passiamo avanti, iniziamo a vedere che cosa vuol dire metterci tempo. E affrontiamo un argomento fondamentale, che è la complessità computazionale. Allora, la complessità computazionale, tutto sommato, è un qualche cosa che ci serve per misurare il grado di difficoltà, mettiamo fra virgolette difficoltà, di un algoritmo. Allora, è necessario fare un piccolissimo richiamo di nozioni che sicuramente avete da anni, da quando siete entrati al Politecnico. Che cos'è un algoritmo? Allora, un algoritmo può essere visto come una serie di passi elementari che risolvono un problema. Questo vuol dire che lo stesso problema può essere risolto da tendenzialmente qualsiasi numero di algoritmi diversi. L'algoritmo mi definisce i passi che io devo fare per risolverlo, quindi ho una visione dell'algoritmo come se fosse una ricetta di un piatto di un qualcosa che devo cucinare, un elenco di passi che mi spiegano come risolvere il mio problema. Un'altra visione alternativa, non drammaticamente diversa, ma comunque un'altra visione alternativa, noi possiamo vedere un algoritmo come una specie di scatola nera, un blocchetto che prende in ingresso i dati del problema e produce in uscita la soluzione del problema. Quindi noi possiamo vedere l'algoritmo come una funzione che ci permette di trasformare i dati di ingresso in un qualcosa che sono i dati di uscita. Questa visione è particolarmente semplice se io penso a un algoritmo di ordinamento, perché in ingresso ho una serie di dati non ordinati e in uscita io ho una permutazione di quegli stessi dati, a questo punto ordinati. Quindi in questo caso è chiaro che cosa sta facendo il mio algoritmo. In altri casi potrebbe essere un po' meno intuitivo vederlo in questo modo, ma comunque è sempre possibile vedere l'algoritmo come una specie di mappa da una situazione a un'altra situazione. A questo punto possiamo chiederci, ma che senso ha occuparci o comunque pensare a quella che è l'efficienza di un algoritmo? Beh, allora ricordate che comunque possono esserci svariati algoritmi per risolvere lo stesso problema e noi dobbiamo scegliere quale usare, noi, voi. Siete fondamentalmente nella posizione di scegliere quale usare. Allora, solitamente ci sono una serie di obiettivi che possono essere contrastanti fra di loro. Ad esempio, io voglio avere un algoritmo che sia facile da capire, semplice, possa fare debug, possa mantenerlo, possa modificarlo, eccetera. E tutto questo è un qualcosa a cui dà risposta la software engineering. Tutto sommato il fatto che noi qui stiamo usando Java ci mette in una situazione di scrivere algoritmi puliti che poi possono essere modificati, eccetera, eccetera. Quindi questo primo obiettivo lo stiamo già raggiungendo. Dall'altra parte possiamo avere necessità, in alcuni casi è realmente una necessità, di un algoritmo che usi in modo efficiente le risorse del computer. Solitamente non sono riuscito a tradurlo in inglese, scusate, ma il dilemma è fra avere un programma che funziona in fretta o un programma che funziona in fretta.
e dipende che cosa voi considerate come elemento dove voi mettete le parentesi. Ma diciamo che tutto sommato Java ci permette di lavorare abbastanza in fretta e in modo abbastanza pulito. Nonostante questo, continuare a pensare a quella che è a come funzionano gli algoritmi, quella che è, diciamo, la quantità di risorse che i vari algoritmi hanno bisogno per risolvere problemi, è fondamentale, tant'è vero che basta guardare la documentazione di Java Doc, e vedete ad esempio quando si parla delle linked list, che la documentazione in modo molto sommario dice che tutte le operazioni funzionano come uno potrebbe aspettarsi. Quindi la documentazione vi dice che dovreste saperlo già, fondamentalmente. E quindi è fondamentale avere una qualche idea di come funziona e di essere in grado di valutare questa informazione per scegliere quale struttura dati e per scegliere come comportarsi e quali blocchi utilizzare di Java. Adesso, come possiamo noi misurare l'efficienza di un programma? Ci sono svariati modi, diciamo che solitamente le risorse critiche sono tre, che sono il tempo impiegato dal programmatore, il tempo occupato impiegato dal programma e lo spazio disco RAM impiegato dal programma. Possiamo fare un'analisi empirica, che va sempre bene perché siamo ingegneri comunque, quindi prendiamo il programma e proviamo a eseguirlo e vediamo che più o meno come sta andando, oppure un'analisi più analitica, e in questo ci viene incontro quello che stiamo per vedere, che è l'analisi asintotica del comportamento di un algoritmo. Un'altra cosa su cui ha senso fermarsi è capire se ci interessa, sempre come ingegneri intendo, il caso peggiore o il caso medio. Allora, chiaramente, se noi stiamo costruendo una centrale nucleare, quello che ci interessa è il caso medio, è il caso peggiore, perché io devo garantire che problemi non succedano, devo garantire che comunque la centrale non scoppi, che il raffreddamento sia attivato in tempo. Quindi se io ho una qualche applicazione tipo centrale nucleare, il caso peggiore è sicuramente la cosa più importante. Se io sto scrivendo un software per Windows, probabilmente la cosa che mi interessa è il caso medio, perché io voglio che le persone che lo usino siano solitamente soddisfatte, che abbiano le risposte in fretta. Poi se c'è una combinazione possibile di dati d'ingresso con cui il mio programma si pianta, probabilmente si pianta più spesso perché si blocca il sistema operativo, quindi non è un qualcosa che mi riguarda. Per cui bisogna capire subito qual è la domanda che noi ci stiamo e ci vogliamo porre. Allora, l'analisi empirica, quello che è necessario per fare un'analisi empirica del nostro approccio è scrivere, implementare, realizzare ogni possibile algoritmo candidato, e lì potremmo fare chiaramente errori a più non posso, eseguirlo, ma con quali input? Come faccio a sapere che quello è il worst case? Magari non è il worst case per tutti, non lo so, e poi tenere i tempi, ma su quali macchine e con quali sistemi operativi. L'approccio analitico, se volete, è l'obiettivo di avere un approccio analitico a questo problema è riuscire a risolvere il problema di ma quale algoritmo scelgo, senza né aver bisogno di dati di input né aver bisogno di realmente di una macchina, ma in modo puramente astratto. Quindi ritorniamo alla seconda o terza, non mi ricordo quale fosse, slide, in cui io ho detto che un algoritmo può essere visto come un qualcosa che trasforma i dati in ingresso in dati di uscita. Quindi l'algoritmo è un mapping fra i dati di ingresso e i dati di uscita. Per la maggior parte degli algoritmi, il tempo impiegato per questo mapping è funzione della dimensione dei dati di ingresso, che possiamo chiamare n.
Quindi io posso esprimere il tempo che il mio algoritmo impiega per fare i suoi calcoli come una funzione di n, dove t è una qualsiasi funzione e n è la dimensione dei dati d'ingresso. Allora, il concetto di dimensione dei dati d'ingresso è apparentemente sottospecificato, perché dipende dal problema. È vero, per diversi problemi io considero oggetti diversi. Ad esempio, se io voglio calcolare una moltiplicazione fra due numeri scritti in complemento a 2, la dimensione del mio problema è il numero di bit. Se io sto pensando a un algoritmo di ordinamento, la dimensione del problema è il numero di elementi. Quindi il concetto di dimensione è vero, è un po' vago, ma solitamente non abbiamo nessuna difficoltà a metterci d'accordo su una su quale sia il concetto di dimensione in quello che stiamo applicando. Esempio: il bubble sort, uno dei più assurdi algoritmi di ordinamento, che però misteriosamente viene visto nei corsi di informatica. L'avete visto il bubble sort? Ah, che bello! Allora, l'idea del bubble sort è quella che io scambio gli elementi uno a uno, mettendo il più piccolo prima del più grande. Quindi faccio una serie di passate sui miei dati, che in questo caso, come quasi sempre quando uno parla degli algoritmi di ordinamento, sono un vettore di interi, ma è un esempio perché nessuno usa un algoritmo di ordinamento per un vettore di interi. Comunque, immaginiamo di avere questo vettore di interi e di volerlo ordinare. L'idea del bubble sort è che io faccio una serie di passate e in ogni passata confronto un elemento col suo successore. Se quell'elemento è maggiore del successore, scambio i due e vado avanti. Dopo un certo numero di passaggi, finalmente il tutto è ordinato. Vedete che in questo caso mi bastano due passaggi. Al primo passaggio, primo passo, scambio 6 e 1, poi scambio 6 e 2, scambio 6 e 3, scambio 6 e 4 e scambio 6 e 5. Quindi alla fine del primo ciclo, alla fine della prima serie di operazioni, quello che io ho fatto è stato tirare un po' su tutti gli elementi e tirare giù in fondo l'elemento più grande. Faccio un secondo passaggio e vedo cosa devo fare. Quando faccio tutto un passaggio senza più fermarmi, a quel momento il mio vettore è ordinato. Il nome bubble sort viene perché qualche persona con grande fantasia ha visto in questo ordinamento una metafora di piccole bolle d'aria che salgono all'interno di un liquido. Quindi questi scambi non sono altro che piccole particelle d'aria che man mano salgono, e dopo un po' di tempo tutte le particelle leggere sono su e tutti i sassi sono giù. Allora, il bubble sort, per essere finito, ha bisogno di fare un certo numero di passaggi. Questi passaggi, di passi, io il passo lo posso considerare come confronto e scambio eventuale. Allora, si può vedere che il numero di passi richiesti è n quadro meno n mezzi. Possiamo pensare a diverse implementazioni di questo, diverse realizzazioni di questo algoritmo su diverse macchine, con diversi sistemi operativi, con diversi linguaggi assembler. E ad esempio, inventando i dati, posso immaginare che il mio programma A richieda un certo tempo, il mio programma B richieda un altro tempo, il mio programma C richieda un terzo tempo. Chiaramente cambia il tempo che è necessario per eseguire un passo, perché il concetto di passo può essere realizzato con 50 istruzioni assembler. Queste 50 istruzioni possono essere lente, oppure con 20 istruzioni assembler, e queste istruzioni assembler possono essere ancora più lente, non lo so, però ci sono la singola durata di un passo chiaramente varia a differenza dell'algoritmo, a differenza di come ho implementato l'algoritmo e della macchina che sto usando. Però il fatto che i passi sono n quadro meno n mezzi
non dipende da quanto è grande un passo, dipende dall'algoritmo. E io mi posso rendere conto che se vado a calcolare il tempo e faccio crescere n, dopo un po' di tempo tutti i termini tranne n quadro scompaiono. E quindi io posso vedere che su il mio programma A, programma B e programma C, alla fine più o meno il tempo equivale a 29 n quadro, 42 n quadro, 22 n quadro. Posso fare un altro piccolo ragionamento, e ovvero sia notare che cambiando processore, cambiando velocità di clock, eccetera, cambia la costante prima di n quadro, ma tutto sommato n quadro rimane n quadro, e quindi potremmo non occuparci minimamente di queste cose. La parte che realmente porta informazione è l'n quadro, e quindi tutto sommato il tempo che ci metto sul programma A, programma B e programma C sono tutti circa n quadro. E questo mi fa dire che il bubble sort sia un algoritmo che richiede un tempo che è circa n quadro. Quindi io sono arrivato a dare una valutazione del tempo che impiego per il bubble sort non su una macchina specifica, non con un'implementazione specifica, però ho notato che più o meno, se io scrivo un bubble sort, più o meno questo ci mette un tempo n quadro. Allora, questa iniziamo con delle motivazioni intuitive di questa idea. Noi vogliamo vedere cosa succede al nostro algoritmo quando i dati d'ingresso sono tanti. Quando i dati d'ingresso sono tanti, alla fine l'unica cosa di cui ci importa, se la funzione è un polinomio, comunque se la funzione è, qualunque sia la funzione, è il termine più grande, quello che cresce più in fretta all'interno di questa funzione. Un po' di esempi che si possono tracciare con un qualsiasi programma, anche Google permette di fare grafici molto, molto facilmente, e ci fa vedere che crescendo il numero sull'asse delle x, alla fine l'unica parte che ha una qualche significato è il termine più grande nella funzione che esprime il tempo impiegato nel mio programma. Questa è l'idea intuitiva. Se abbiamo capito questo, possiamo vedere di formalizzarlo un po'. E questo viene fatto con quelle che vengono chiamate le notazioni O grande, omega grande e teta grande. Allora, formalizziamo la nozione intuitiva di quanto tempo ci metto a eseguire un programma. Fate attenzione, perché la formalizziamo da ingegneri, è possibile formalizzarla molto molto di più, ma noi non lo facciamo. Quello che ci interessa è un'idea che sia un po' meno qualitativa del ci metto tanto, ci metto poco. E già questo è una cosa che ci aiuta ed è fondamentale per decidere quale algoritmo utilizzare. Allora, iniziamo con la prima notazione che si studia, è la notazione O grande, ed è il limite superiore, upper bounding running time. Perché O grande? Me lo sono chiesto spesso, perché potrebbe essere ordine di, perché potrebbe essere contrapposto alla notazione O piccolo, che invece si usa in analisi, perché viene da Homer Simpson che dice do. Non lo so, però usiamo la notazione O grande. Allora, il concetto della notazione O grande è poter dire che una certa funzione che definisce il mio tempo cresce al più tanto velocemente quanto un'altra funzione. Allora, questo è il senso, questo è il concetto. Noi vogliamo un limite superiore. Un limite superiore vuol dire poter dire che la funzione che esprime il tempo del nostro algoritmo
che tendenzialmente non la conosciamo esattamente, ma questo non ci riguarda, al più cresce come una funzione che conosciamo. Quindi la funzione che conosciamo rappresenta un limite superiore al tempo richiesto dal nostro algoritmo. Questo è il concetto. La definizione formale è poco complicata e ci dice che prendiamo due funzioni f e g, tali che vanno da n in r più, n numeri interi ed è il dominio della funzione, il numero, la dimensione del problema, quindi è una funzione discreta, definita su un dominio discreto, e il codominio è tendenzialmente un numero reale, perché il tempo lo posso considerare un numero reale positivo, perché non stiamo facendo Star Trek e quindi il tempo cresce, tempi negativi non li trattiamo. Allora, quindi f e g sono due funzioni di questo tipo. Allora, se esistono delle costanti positive, chiamiamole c ed n0, tali che f di n è minore o uguale a c g di n, qualunque sia n maggiore di n0, allora posso scrivere che f di n è o grande di g di n. Allora, ci sono alcuni, è semplice, ma ci sono alcuni punti su cui vale la pena di attirare la vostra attenzione. Le due costanti, cosa significano le due costanti? Beh, due costanti positive, di nuovo restiamo dalla parte della realtà. Allora, due costanti positive, cosa significa? Innanzitutto guardiamo quell'n0. N0 significa che io sono interessato che questa proprietà valga da un certo punto in avanti. Non mi pongo il problema di quale sia questo punto. Io sto parlando di un qualcosa che funziona se i dati d'ingresso sono tanti. Tanti quanto? Non lo so, ma tanti, di più. Si chiama notazione asintotica perché lentamente, questo è il comportamento verso l'infinito. Di nuovo, siamo ingegneri, quindi il problema non avrà mai infiniti elementi, ma da ingegneri un limite, una notazione asintotica significa quando i dati sono tanti, ma tanti tanti. Allora, problemi con tanti dati vengono affrontati e ci capiterà e ci capita quotidianamente di dover affrontare problemi con tanti dati. Quindi io non ho nessun interesse nel valutare l'efficienza della mia funzione quando le dimensioni del problema d'ingresso sono ridotte. Il significato di n0 è quello. Se il mio problema è piccolo, va bene, la notazione asintotica non ha senso. La costante c ha un altro significato. La costante c significa che io sono interessato a definire quando due funzioni crescono allo stesso modo, che eventuali costanti moltiplicative fanno sì che una cresca di più e l'altra cresca di meno, che una cresca più in fretta, però io non è quello che voglio capire. Io, quello che a me interessa è in qualche modo la forma della crescita della mia funzione. Questo vuol dire che 2x quadro, 100x quadro e 1 milione x quadro crescono allo stesso modo, perché la parte che mi interessa è in qualche modo come crescono, non il fatto che una vale sempre un po' di più dell'altra, non mi importa questo, mi interessa che crescono nello stesso modo. Allora è impressionante, se volete provare a farlo, provare a plottare delle funzioni e andare a vedere cosa succede quando i numeri d'ingresso sono molto grandi. Tra l'altro ho scoperto di recente che con Google è possibile farlo, per cui posso usare Google per disegnare
funzioni. Ovviamente posso usare Google se mi connetto, ma intanto che cerco di connettermi, alcuni testi riportano una definizione alternativa della notazione O grande. Non è questo grande cambiamento, semplicemente si limitano a dire che il limite per n che tende a infinito del rapporto delle due funzioni è c, e questo c è un numero maggiore di 0 e minore di infinito, va bene, se no non direi che è un numero reale. Comunque questa definizione chiaramente è assolutamente equivalente. Se preferite scrivere su due righe o su una riga sola sono problemi di gusto, ma questa definizione è esattamente la stessa. Chiaramente nel concetto di limite includo anche l'n0. Guardiamo ad esempio il logaritmo di n al quadrato e n quadro. Allora, noi possiamo vedere che il possiamo vedere che il logaritmo di n al quadrato è O grande di n, perché da un certo punto in avanti sicuramente la funzione n sta sopra il logaritmo. Ecco, qui ho sbagliato l'esempio, ma allora alcuni problemi che possiamo avere con la notazione O grande. Innanzitutto, se uno non è abituato a questa notazione, inizialmente tende a confondersi, perché noi non stiamo dicendo che un qualcosa è uguale a qualcos'altro. Di fatto noi stiamo dicendo che un qualcosa domina un qualcos'altro. Per cui, ad esempio, dire che 3x cubo più 5x quadro meno 9 è O grande di x3 vuol dire che è dominata, la funzione di sinistra è dominata da x cubo. Quindi dobbiamo ricordarci, quando usiamo la notazione O grande, che noi stiamo parlando di, stiamo confrontando come le funzioni crescono, non stiamo dicendo in qualche modo o affermando che le funzioni sono la stessa cosa. E beh, c'è qualche altra cosa su cui fare attenzione. Ad esempio, abbiamo appena detto che 3x cubo più 5x al quadrato meno 9 è O grande di x cubo, ma è anche vero che è O grande di x alla quarta, perché sicuramente se una funzione è O grande di x alla terza vuol dire che da un certo punto in avanti sarà anche minore di x alla quarta, e vale anche l'opposto, quindi x cubo è O grande di tutta quell'altra funzione che c'era all'inizio, così come posso dire ad esempio che il seno di x è O grande di x alla quarta. È vero, ma non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché noi abbiamo introdotto la notazione O grande con l'idea di aiutarci a capire quanto e in che modo i nostri tempi crescano nel scrivendo programmi. Al crescere dei valori di ingresso. Quindi solitamente, ad esempio, la riga che x cubo è uguale a O grande di una funzione molto complicata da x cubo non ci porta nessun aiuto, non porta nessuna informazione utile, così come dire che il seno di x è O grande di x alla quarta non porta nessuna informazione utile, addirittura il seno di x è limitato come funzione. Questo vuol dire che la maggior parte che noi usiamo la notazione O grande, noi stiamo implicitamente dicendo che abbiamo scelto la funzione più semplice e più piccola, per cui quella notazione è vera. Quando uno dice che un algoritmo è O grande di x al cubo, implicitamente, non in modo esplicito, non se è un matematico, ma se è un ingegnere, sta dicendo che non è O grande di x al quadrato, o comunque non è in grado di dimostrare che sia O grande di x al quadrato. Sono quasi le 4, possiamo fare, se volete, un breve intervallo adesso, oppure
continuiamo, facciamo ancora, facciamole tutte e tre e poi, poi ci fermiamo un attimo. Allora, parallelo, l'ho detto unicamente per svegliarvi, l'intervallo vi siete, insomma, 10 minuti e facciamo una pausa. Esattamente come la notazione O grande indica il limite superiore di una funzione, quindi noi sappiamo che la nostra funzione cresce meno di un'altra funzione. La notazione omega ci dice che la nostra funzione cresce almeno quanto quell'altra funzione. Quindi mentre O grande, il concetto di O grande è ti chiudo sopra, in qualche modo ti metto un tappo verso l'alto, per cui ti metto un tappo verso il basso, quindi sicuramente ti metto un tappo in alto, quindi sicuramente la mia funzione sta sotto, la notazione O grande fa la stessa cosa mettendo un tappo in basso. Quindi io ti dico che la mia funzione cresce sicuramente, è sicuramente peggio di quell'altra funzione. La definizione formale ricalca la definizione della notazione O grande semplicemente cambiando il minore uguale con un maggiore uguale. Quindi io mi aspetto di trovare le mie due solite costanti C ed N0 tali per cui la mia funzione è sicuramente maggiore o uguale di la funzione che uso per fare il confronto moltiplicata per una costante grande quanto voglio. Da dove? Da un certo punto in avanti. Quale punto? Non lo so, ma da un certo punto in avanti questo è vero. Quindi per n maggiore di n0 la mia funzione sta sotto, e questa è la notazione omega grande. La notazione teta, se volete, mette insieme sia la notazione O grande sia la notazione omega grande, e il significato di dire che la mia funzione è teta di qualcos'altro è affermare che da un certo punto in avanti le mie due funzioni vanno allo stesso modo. La definizione formale mette insieme la definizione di O grande e di omega grande, quindi io ho due costanti a questa volta, C1 e C2, tali per cui la mia funzione F ha un valore compreso fra C1G e C2G, da un certo punto in avanti. Quindi io posso vedere G come una specie di inviluppo che mi permette di descrivere come la mia funzione f cresce all'interno al variare dei dati di ingresso che ho. E posso scriverlo chiaramente come prima: f di n è teta grande di g di n. Quella è la notazione. Valgono alcune delle osservazioni che abbiamo detto per la notazione O grande. Per cui io non sto dicendo che le due funzioni sono uguali, anche se parlando di teta ci avviciniamo molto. Vedendole una a fianco all'altra, teta vuol dire che in qualche modo la mia funzione si comporta proprio così, O grande vuol dire che la mia funzione si comporta meglio di quello che io ho definito, e omega grande vuol dire che la mia funzione si comporta peggio di quello che io uso come confronto. Meglio o peggio, perché implicitamente io sto parlando di utilizzo di risorse, tempo, quindi poco tempo è meglio, tanto tempo è peggio. Quindi la mia funzione sta sopra vuol dire che la mia funzione è peggio, la mia funzione sta sotto sono contento perché vuol dire che usa meno risorse di quelle che erano prima. Allora, si può dire che se F è omega grande di G, se e solo se G è omega è O grande di F. Questa è sicuramente una relazione fra le due funzioni, fra le due notazioni.
un'altra relazione abbastanza ovvia è che F è teta grande di G se e solo se è sia o grande sia omega grande di G. Quindi se io posso usare la stessa funzione sia come o grande sia come omega grande, allora quella è per definizione teta grande e viceversa. Problemuccio che vi lascio, a cui potete pensare durante il breve intervallo. Ordinate queste funzioni partendo da quella più piccola a quella più grande asintoticamente. Quindi se fossero delle complessità, qual è quella che mi rende più contento e qual è quella che mi rende più scontento? Andando avanti, mettete sulla stessa riga delle funzioni se sono assolutamente equivalenti. Essere equivalenti vuol dire che sono teta grande l'una dell'altra. Quindi riempite una lista di funzioni a partire da quelle più simpatiche per l'ingegnere che deve utilizzarle fino a quelle più brutte per chi deve usarle sempre, e poi controlliamo la vostra lista. Vi lascio con questo e possiamo fare una pausa.